Ecco, hai dato il punto di vista dell'educatore in prima linea, che oltre a essere un valido tecnico è un responsabile educatore. Il privilegio di essere dei nostri è reciproco, perché hai usato belle parole verso la nostra associazione, fatti ripagare con la stessa moneta. È gente come te, sono contributi come tuoi, e qui ce ne sono pressoché la totalità. Molti sono andati via, ma parlo anche per gli assenti. È proprio grazie a queste sensibilità individuali che noi ci sentiamo un'associazione molto forte e molto determinata. Grazie ancora. Passo la parola a Rosanna Zito, che ha esperienze dirette e, come dire, è una sensibilità di donna e di ambientalista non comune. Le cedo volentieri la mia sedia. La sedia e, chiedo scusa. Adesso ascoltiamo quanto ha da dirci Rosanna, che viene da, oltre ad essere una professionista, viene da una città che Peppe ha appena nominato, perché è contigua al territorio, anzi è focus il territorio dei fuochi, perché in più, a differenza di altre località note dove c'è stato sversamento, dove c'è stato interramento, dove c'è stato accumulo, parliamo di Villaricca con le montagne di Ecoballe per la bellezza di 18 ettari, giusto Stefano, qualcosa di più? Di più, quanto era il numero? Sono 12-13 siti, sono parecchi. Sono altro che 18, io parlavo di soli Calata Terrezzo. Per complessivi in Campania 230 ettari di montagnale di Monnezza, montagnale nel senso semplicemente colline appunto. Rosanna viene da Acerra, dove appunto in più hanno forzosamente costruito quella bestia di impianto spacciato per, tecnologicamente, per termovalorizzatore, che è una parola aberrante se ci pensate. Termovalorizzare cosa? Allora, il problema è un uso improprio per fare con la manina così e con l'altra sfilare il portafoglio, il vecchio gioco che si usa in certi contesti in modo esemplificativo per dire che sostanzialmente è un metodo di distrazione di massa ormai consolidato, ormai che ha sfiancato molte persone, per cui vedere che, come avete sentito stamattina, la reazione di persone di frontiera come quelli della rete della cittadinanza attiva è proprio la naturale reazione della misura colma e che sta tracimando. L'esperienza di Rosanna vi potrà dare direttamente con mano quello che vi ho appena messo in evidenza. Grazie. Allora, come diceva Edoardo, io sono una cittadina acerrana, sono di Acerra, e stasera vi vorrei semplicemente fare una breve storia di quella che è stata la storia del mio paese per quanto riguarda gli sversamenti e l'avvelenamento dei terreni. La storia degli ultimi 40 anni, perché dobbiamo dire che è una storia, la storia acerrana, ma comunque la storia di anche degli altri paesi che accomuna un po' i paesi dell'Interland napoletano e casertano, perché si assomigliano. Perché ad Acerra, circa 40 anni fa, non per camorra, ma per volontà politica, è stata presa una decisione e ci è stata regalata per la prima volta la possibilità di sversare nei nostri terreni dei veleni e di perdere quella che era la nostra economia e quella che era la nostra identità, e cioè un'economia agricola, perché noi siamo un paese agricolo e lo siamo sempre stati. Nei nostri terreni si sono sempre coltivati dei prodotti che sono stati dei prodotti esportati in tutto il mondo per la loro qualità. E ci è stato regalato la famosa Montefibre. Abbiamo regalato alla Montedison i migliori terreni che noi avevamo.
E da lì si è iniziato, da lì 40 anni fa, lo sversamento dei veleni nelle nostre terre, perdendo quella che era la nostra identità. Successivamente però questi terreni sono stati ancora una volta svenduti, e svenduti sempre sotto forma legale, perché noi abbiamo avuto l'onore di ospitare la sede sia legale che operativa di una delle società, anzi della, probabilmente la prima società che è stata autorizzata al trattamento e allo sversamento dei rifiuti tossici provenienti dalle aziende di tutta Italia. Questa azienda sta ad Acerra, sta attualmente ancora tutt'oggi ad Acerra. L'unica cosa che questa azienda non trattava è i rifiuti tossici li sversava nei terreni, e addirittura con l'autorizzazione dei contadini, perché essendo noi un paese agricolo è formato da tante piccole aziende a conduzione familiare, per cui il contadino più delle volte anche un po' ignorante, credulone, e ancora credeva a stringere, ecco, che con una stretta di mano tutto si concludeva e si fidava degli altri, per cui questi personaggi sversavano nei terreni dei contadini dicendo che quello era concime. Altri invece veleni venivano sversati direttamente nei vigilanti, e ancora oggi questi criminali non sono stati condannati, ci sono stati i processi, ma le condanne ancora non arrivano. Successivamente ci hanno poi, siccome poi ci hanno individuato come pattumiera della Campania, e quindi dice ormai la Montefibre gliel'abbiamo data, questa azienda, la famosa azienda dei Pellini, posso dire pure i nomi, perché che misceva terreno vegetale con rifiuti e residui tossici. Esatto, e i Pellini glieli abbiamo regalati, e alla fine che cosa gli dobbiamo dare? Gli diamo anche l'inceneritore, ma prima dell'inceneritore ovviamente con una delle tante crisi, delle emergenze che si sono avute nella regione campana, ci hanno stoccato le famose ecoballe, le quali ecoballe però, come sempre, che bisogna vedere se sono delle ecoballe, ma comunque sono state stoccate su dei terreni vergini, cioè dei terreni che producevano i prodotti migliori che potevano essere esportati, per cui la nostra economia è stata completamente distrutta, e questi terreni sono stati regalati a questi signori per stoccare le ecoballe. Successivamente poi ci hanno dato gli inceneritori, che dovrebbe essere, e dicono che sia severamente controllato, ma io vorrei capire da chi, quando e come è controllato, visto che quella è zona militare, è off limits, lì non si passa, non ci si può entrare. E per la verità fanno entrare ogni tanto le associazioni consumatori. Anch'io sono stata invitata, ma io non sono un ingegnere, io non sono un tecnico, non sono un medico, non sono nessuno. Se un'associazione consumatore vuole portare con sé a far visita all'interno dell'inceneritore un ingegnere, non glielo permettono. E quando entri gli fanno vedere al computer una serie di dati che io sinceramente non so manco leggere. Però loro dicono che sono ottimi, e che le centraline che devono controllare le emissioni di questi gas inquinanti non sono mai in funzione. Va bene. Tutto questo però io voglio dire un'altra cosa. Io oggi mi vorrei fare portavoce qui di quelli che sono i contadini di Acerra, ma anche di Marigliano, di Caivano, perché sono dei terreni, è un territorio vastissimo, un territorio che si è sempre che ha retto sempre la propria economia, come dicevo, sull'agricoltura, ma è un territorio distrutto. Anche se, devo dire la verità, si è fatto di tutte queste scoperte, di tutto ciò che si è venuto a sapere, l'ingegnere me lo confermava prima, no? Si è fatto anche un po' di allarmismo, per la verità. Perché è vero che ci sono stati degli sversamenti, sicuramente i terreni sono inquinati, sicuramente sono inquinati, si inquineranno in futuro anche le calde acquifere, perché attualmente
alcune analisi che sono state fatte, ancora le falde acquifere non risultano inquinate, almeno questo dicono i contadini che a spese proprie hanno fatto le analisi, perché ancora lo Stato non ha... Non è stato sostenuto e finanziato nessun tipo di analisi, per cui scandalo. Lo scandalo è questo, che non esiste una mappatura di quelli che sono i terreni inquinati, per cui i terreni inquinati sono una percentuale secondo i contadini di un 10-15%, gli altri terreni ancora sono buoni, ancora sono sani, e molti terreni nei quali sono stati interrati questi veleni sono terreni incolti, per cui i giornalisti hanno fatto anche un allarmismo esagerato su quello che è effettivamente il fenomeno, il problema della terra di fuochi. Ciò che cosa ha fatto? Ha fatto sì che l'agricoltura, l'economia nostra, l'economia campana, sia completamente crollata. Cioè chi ne ha fatte le spese sono i contadini, i quali a proprie spese, come dicevo prima, hanno fatto analizzare i loro terreni, i loro pozzi, ma purtroppo intanto però i loro prodotti non vengono più venduti, non vogliono essere più accolti in nessun mercato di tutta Italia, per cui devono trovare delle vie diverse per essere smerciati. Per esempio, scusi, siccome nelle Marche arrivano prodotti, aprono un negozio di frutta e verdura così con tanta facilità, a prezzi molto bassi, perché vengono magari dalla terra dei fuochi, ma ci sono alcuni negozi privati, e io conosco anche nel Casertano, dove dicono prodotti di terra dei fuochi, ma questo è un modo provocatorio di dire, esatto, di dire guardate che non tutti i prodotti, anzi la maggior parte dei prodotti sono ancora buoni e noi questi prodotti li dobbiamo rilanciare, non possono essere martoriati solamente i contadini di quello che si è verificato. Il contadino, la nostra economia deve essere cautelato. Noi, è vero, esiste un problema, è vero, ci sono stati degli avvelenamenti, ma lo Stato ci deve essere vicino, e così anche le associazioni dei consumatori, nel verificare, nel controllare chi è, dove è esattamente il veleno, e nel dividere, nello scartare il buono dal cattivo, perché non è possibile che il contadino sia l'unico oggi a soffrire e a lottare per quello che è stato l'avvelenamento. Perché questa è una questione, non lo dico io, lo dicono tutti, è una questione, un problema politico, è stato voluto, e anche oggi probabilmente quell'allarmismo che prima l'ingegnere diceva, lo Stato e il politico non voleva provocare perché magari ci sia pure una denuncia, però successivamente quell'allarmismo è stato provocato e in modo incontrollato. Quindi alla fine quello che i contadini, ed è vero perché le cooperative del mio paese, le cooperative dei contadini acerrani sono veramente in ginocchio, e quello che chiedono è proprio questo, vogliono una mappatura, vogliono essere analizzati i loro terreni e vogliono che gli venga certificato che i loro prodotti possono essere mangiati e quindi possono essere venduti. Io vedete che sia un processo inquinante nei 56 comuni è un dato di fatto, che poi ci sia macchie di leopardo, questo già è un altro dato di fatto, ma la cosa peggiore è che non si vuole affermare il principio che io posso anche coltivare su alcuni prodotti, ad esempio il pomodoro, posso anche coltivarlo su una terra inquinatissima. Ma il pomodoro? Perché il pomodoro muore o vive, ma non è fitoestrattivo. Altre fitoestrattivo, cioè non prende metalli tossici del terreno. Tossici. Ma perché non è così, ci sono i tuberosi. Forse non è tutto sferoso. Mentre ci sono altri prodotti che sono molto fitoestrattivi, cioè entrando nel terreno, l'apparato radicale, quello scinde o addirittura prende metalli pesanti. Tuberose, dando la carota, diciamo. Allora il problema non è questo, il problema è di definire che una terra è stata martoriata, antropizzata, ed è questo il problema. Primo passo. Perché non è vero poi l'acqua è inquinata, ma da quali inquinanti? Bravo.
quali sono i parametri? Non li vado a cercare, non lo trovo mai. Guardate, io che faccio questo da me da 30 anni, vado a verificare lo stato di fatto sulle fitoestrazioni, cioè i contadini in quelle zone che è stata il macchio di leopardo individuale, già da anni diciamo attiviamo un non food, cioè con camere con senza fitoestrattive, cioè mettere là, fare i boschi urbani con alcune fitoestrattive, cioè senza. E questo potrebbe essere un modo per incominciare a lavorare per produrre legno, per produrre, cioè, ma l'abbiamo fatto noi come Terre dei Fuochi, c'è un nostro documento, ma ancora le ecoballe stanno lì. No, ma che di eco ce n'è poco, di balle ce ne sono parecchie. Sono solo balle. Però dentro alle ecoballe c'è plastica, c'è di organico c'è quasi niente, quasi perché dopo 10 anni là sotto. Ma si possono rifunzionalizzare e quindi prendere. Negli Stati Uniti d'America, sulle vecchie discariche di oltre 50 anni, sono piccole miniere quelle là, le ex discariche dismesse, e quindi perché dopo tanti anni c'è un processo enzimatico, batteriologico, chimico-fisico che nessuno conosce, perché poi temperature, pressioni si sono sviluppate. Dopo 50 anni è chiaro che quel sito, dopo estratto i metalli, dopo estratto tutto, bisogna mettere a una rifunzionalizzazione almeno per 50 anni con fitoestrattive. Questo dovrebbe essere. E poi sarebbe un modo per disinquinare. Dobbiamo batterci assieme come consumatori noi, ma assieme anche alle associazioni di categoria, che io tanto, di fare corpo e di dire. Beh, noi non ci preoccupa se è inquinato, ma se è inquinato facciamo l'intervento immediato, cioè fitoestrattivo, attività agricole finalizzata non food, e quindi tra 50 anni facciamo gli orti urbani non food però, oppure il parco urbano non food. Chiaramente. Il Presidente voleva farti una domanda. Se avete valutato la canapa? Sì. Questa è zona di canapa, l'avete studiata la canapa? Era zona di canapa, sì, 50 sono tutto sulla canapa, però la domanda la faccio assolutamente. Potrebbe essere una pianta d'altro. Allora, mio padre aveva vaste coltivazioni di canapa, mi ricordo, uno di quelli che andava a farsi bagno nelle vasche di quasi tutto della canapa, quindi volevo sapere se per questi aspetti qui la canapa potrebbe essere una pianta utile o no. Sì. E allora andiamo. È un'ottima fitoestrattiva la canapa. Perché? È la fitoestrattiva la canapa. Fitoestrattiva. Però, come non, cioè, non posso sapere tutto nella vita. Quindi, allora, sulla canapa vi assicuro, vi do tutta la mia forza intellettuale, tecnica e non solo, anche di relazioni. Perché la canapa risolverebbe tanti problemi di questo paese, non di questa zona. Anche di questa zona. Ma Acerra è stata un grosso produttore di canapa. Non ho dubbi. Ho studiato. Ci sono, allora conosce anche le nostre masterie che sono state inquinate. Ma i dettagli a volte ci bisogna cercare. Cioè tutto è inquinato. Bene. Le acque sono inquinate. Facciamo finire l'intervento di Giuseppe, perché dopo c'è una richiesta di un intervento fuori listino che a cui devo dare più. No, io in ultimo volevo solamente dire che tra i vari inquinamenti, quello che a me dà molto fastidio è quello che io verifico, che c'è sta l'inquinamento del singolo cittadino, il quale ancora oggi il singolo cittadino, ignorante probabilmente, ma anche incurante, diseducato, inquina le nostre città, gettando carte, gettando rifiuti a destra e a sinistra, ma soprattutto, nonostante tutto quello che stiamo vivendo, nonostante tutto l'inquinamento, il clamore sui giornali, Terra dei Fuochi, noi incontriamo per strada gente che piglia il sacchetto di spazzatura e lo lancia dalla macchina o da qualsiasi altro posto, anche dal motorino, posso pure farlo andare in faccia a qualcuno, sporcando le nostre strade, e questo è un altro inquinamento che io personalmente non sopporto. Quindi, come diceva l'ingegnere Perliccia, è importante l'educazione a come gestire
i nostri rifiuti, e qui, ma soprattutto a non inquinare anche noi cittadini, il nostro piccolo, le nostre città, le nostre rampe di accesso alle autostrade, alle superstrade o anche di entrata nel nostro paese, dando un'immagine veramente squallida di quelle che sono i nostri paesi. Arrivi e pronto. No, li puliamo, Renzi Renzi o Berlusconi in passato. Oppure il presidente iraniano, che voleva le statue coperte. Bene. Ah già, giusto, al centro. Me ne sono scappato. Bene, grazie Rosanna.